Giulio Refici è architetto e si è dedicato ormai da non so quanti anni al sito di Cauaci, vicino a Nasca. Ha ricevuto varie lauree honoris causa da Università del Viale ed è membro è direttore del Museo Archeologico Antonini di Nasca e del progetto Nasca. È membro dell'Ateneo di Brescia, Accademia di Lettere, Scienze ed Arti e del Museo Archeologico di Rovereto. Quindi ha ricevuto il dottorato honoris causa dall'Università Federico Piglia Real di Lima, Università Luis Gonzaga de Ica, Riccardo Palma di Lima. Ha tenuto corsi in varie università europee, diretto simposi e convegni internazionali, curato importanti mostre su temi precolombiani e ha pubblicato diverse monografie sulla cultura nasca e sull'arte rupestre peruviana, articoli e monografia anche sulla cultura di Rapa Nui e sui temi relazionati con le culture del Centro America. È un po' riduttivo a questa presentazione, comunque grazie. E allora, ultimi risultati dei recenti scavi archeologici nel centro cerimoniale di Cauaci, Nasca, Perù. A te. Molte grazie Gide, è un grande piacere per me essere qui con voi questa sera, perché giusto stavamo ricordando con l'amica Gabriella Antonini che ci siamo conosciuti al circolo filologico 35 anni fa, esattamente. E quindi dopo molto tempo ritornare al circolo filologico è un grande piacere e soprattutto ritrovarmi con l'amica Ida Magliate, con la quale è stato un momento molto piacevole poter lavorare insieme circa 20 anni fa a Cauaci e poi ricordo in qualsiasi momento i suoi bellissimi disegni della veralitica nostra di Cauaci. Comunque, da parte questa introduzione, diciamo, volevo parlarvi di due cose in modo particolare stasera. Una cosa è il progetto Nasca, che credo, non lo so, può darsi che mi sbagli, credo che sia il più vecchio progetto in campo di tutta Latino America, perlomeno, e che ha avuto una costante presenza sul posto e anche con lo stesso direttore di scavo in questo caso da 38 anni, e quando concluderemo il nostro periodo nel 2021 saremo al 40 anni sul posto nel senso di Nasca in modo particolare. Abbiamo lavorato in vari posti prima ancora del progetto Nasca, abbiamo lavorato in zona della Sierra del Cusco e abbiamo lavorato anche nell'Alto Basso Madre di Dios. Però il lavoro più grande che abbiamo fatto in Perù è quello relazionato proprio all'area di Nasca, dove appunto abbiamo la possibilità di vedere, questo è il territorio peruviano, questa è la regione di Ica, e vediamo nell'area di Nasca tutto il ventaglio fertile fatto appunto dal grande rio Nasca, il rio grande di Nasca e dai suoi affluenti, dove si è sviluppata una delle culture più importanti del centro-sud del Perù. Una cultura che è derivante direttamente dalla cultura Paracas, e tra il V secolo avanti Cristo e il VI secolo dopo Cristo si sviluppa nell'area di Nasca in modo particolare. Però Cauaci non ha tutto questo arco cronologico. Tra il V secolo avanti Cristo abbiamo già un centro cerimoniale di grandezza enorme, e il grandissimo enorme perché occupa più o meno tutti i 24 km quadrati che saranno poi fino alla fine del suo essere l'area coperta dalle strutture del centro cerimoniale. Però
gli ultimi due secoli c'è una disgregazione di ciò che è lo stato Nazca, possiamo dire stato tra virgolette, perché è una teocrazia che riesce a sopravvivere per 800 anni grazie al centro cerimoniale, che è un centro di pace, che è un centro di intercambio, è un centro di diffusione religiosa, ma non solo religiosa, ma anche politica e sociale. Questa è l'area dove noi abbiamo lavorato in modo particolare. Vedete nel punto azzurro è il San José, il primo luogo dove abbiamo lavorato nell'area di Nazca, con una serie di cooperazioni tra l'iconografia dei geoglifi, famose linee di Nazca, e l'iconografia ceramica e delle incisioni rupestri dell'area di Palpa di Nazca in modo particolare. Dopodiché vedete tutti i siti in rosso sono siti dove il progetto Nazca ha scavato, proprio per una serie di comparazioni tra i diversi centri abitativi e ciò che è stato invece il centro cerimoniale di Cahuachi. Ovviamente Nazca è nota per le famose linee di Nazca, i famosi geoglifi di Nazca, però l'espressione geolitica non è propria solamente della cultura Nazca, lo troviamo anche in altre aree, non solamente del Perù, del Cile, ma anche in Europa abbiamo dei geolitici, certo senza raggiungere la grande concentrazione che abbiamo nell'area di Nazca. E adesso vi ho portato alcune immagini di geoglifi meno noti. Questo è un geoglifo di epoca Paraca, stata e già relazionata alla cultura Nazca, e vediamo anche l'espressione dello stesso tipo di essere oculato, di essere oculato, così detto, questo essere dai grandi occhi, e in questo caso sta trasportando delle teste offerta e ha delle proliferazioni ventrali e cefaliche in forma di serpente. Questa grande divinità che è Paracas è elemento anche della cultura Nazca. Qui vediamo un altro geoglifo molto poco conosciuto, è un personaggio femminile con questo tipo di gonna particolare con delle piume sul capo, e anche questo fa parte dell'espressione Paracas. Mentre invece qui abbiamo un'evidenza particolare dell'espressione geoglifica di epoca Nazca, quando già non si realizzano più i grandi geoglifi di forma di divinità animali o di divinità relazionate appunto al Pantheon naschegno, ma abbiamo questi grandi spazi dove si concentrava la popolazione o i pellegrini che venivano nell'area di Cahuachi e si occupavano quest'area per le loro cerimonie. Però Nazca non è solamente i geoglifi. Ricordiamoci che il controllo dell'acqua per la popolazione Nazca, per la casta sacerdotale Nazca in modo particolare, è stato uno dei problemi maggiori, perché grazie a una serie di attività che sono state svolte, finalizzate alla stesura, diciamo, di una grande rete di acquedotti sotterranei che in molti casi, come in questo caso, passano perpendicolari al fiume Nazca, hanno potuto irrigare una vastissima area e quindi anche poter raggiungere un sistema politico-sociale che permettesse di avere una grande quantità di persone che era distolta dall'attività, diciamo, agricola e poteva dedicarsi alla manifattura ceramica, manifattura tessile e alle altre attività, tra le quali anche le grandi costruzioni architettoniche, oltre ai geoglifi veri e propri. E qui abbiamo un altro esempio, questo è un acquedotto Nazca, ancora funzionante oggi, e questo è all'interno del nostro centro studi a Nazca.
è stato il motivo per il quale è stato scelto questo terreno, proprio per salvare quest'ultimo frammento di acquedotto che è ancora funzionante, come dicevo, e si trova all'interno del percorso museale del Museo Antonini di Nasca. Museo Antonini di Nasca che prende il nome proprio da Giorgio e Gabriella Antonini, che sono stati veramente i grandi amici che hanno aiutato il progetto Nasca, ma anche la costruzione del museo, che è il più grande museo regionale, e anche il centro studi che sta operando ormai da più di 30 anni. Però il lavoro nostro, per esempio, voglio premetterlo, non è solamente relazionato a ciò che è il tipo di attività archeologica. L'attività archeologica è una di quelle che stiamo sviluppando, però parallelamente, soprattutto con gli amici del CNR, del quale faccio parte anch'io, e il CNR che sta sviluppando un programma soprattutto relazionato alle indagini, alle indagini archeologiche con il sistema magnetico, con il sistema geoelettrico, con il georadar, per esempio, e tutto questo applicato al territorio dei Caguacci, ma non solamente, per esempio, con i lavori che possiamo realizzare anche con il sistema di laser scanner. Qui vediamo un esempio, oppure con il LIDAR che stiamo utilizzando ormai da alcuni anni. E qui vediamo l'utilizzazione anche per poter fare con il laser scanner, poter fare una riproduzione fedelissima anche dei materiali ceramici. Ma veniamo adesso a Caguacci. No? Caguacci è questo grande centro cerimoniale. Qui abbiamo una foto molto antica, una foto degli anni 40, e vediamo appunto la presenza della Gran Piramide, del Gran Tempio e di grandissime aree che sono state vandalizzate da clandestini. Era una cosa abbastanza normale quella per la popolazione di Menia anche di andare a Wakiar, a scavare e a Caguacci il fine settimana, perché le tombe erano migliaia e migliaia e migliaia e sono state appunto distrutte in gran parte tra gli anni 50 e gli anni 70-75. E questa è l'immagine alla quale sono molto affezionato, dove vediamo i primi scavi nei primi 5 anni nostri, dove abbiamo lavorato una delle facciate principali del Monticolo 1. E questo gruppo di strutture è stato poi quello che ha fatto in maniera di poter essere posto in valore e poter poi consolidare le strutture con una serie di attività svolte non solamente in Italia, ma come ricerca, ma anche in altri stati come Francia, in Polonia soprattutto, e con università diverse che hanno collaborato soprattutto per quanto riguarda la scelta dei materiali per la conservazione del centro cerimoniale. E oggi, come oggi, lo vediamo così. Vediamo così la Gran Piramide, il Tempio dell'Escalonato, la Piramide della Rampa, il Gran Tempio. Abbiamo scavato per molti anni, però non abbiamo poi continuato con la valorizzazione del sito e la consolidazione, anche perché ci vorrebbero altri 10 anni, cominciando adesso, per poter fare un'operazione abbastanza completa, e questo problemi di tempo e di età mi impediscono di poter iniziare un'operazione del genere. E comunque questa è il Caguacci oggi. Caguacci oggi, dopo i primi 20 anni di solo scavo archeologico, e quindi richiudendo lo scavo ogni anno, è iniziato nel 2002, grazie appunto, come dicevo precedentemente, agli amici Antonini soprattutto, è iniziato una fase di posto in valore del sito, ma soprattutto la consolidazione di tutte le strutture murarie, degli intonaci e la scelta di materiali appropriati.
Vi faccio solamente un esempio. Non possiamo utilizzare la terra che si trova a Kawachi, non possiamo utilizzare la sabbia di Kawachi, né l'acqua, che tutto questo ci viene da 15-20 km di distanza, perché la sabbia, la terra e gli altri materiali contengono molto sale che non ci permette di utilizzare questi materiali per lo scavo archeologico e per la posta in valore del sito. E però il Kawachi non è solamente quello che abbiamo visto, non è solamente un centro cerimoniale, è stato un luogo cerimoniale già dal 4280 avanti Cristo. E questo è un piccolo altare che è stato ritrovato nella Gran Piramide 2 con una serie di offerte all'interno, tra cui anche alcune ossidiane che ha disegnato, e sono proprio di quel periodo e quando sono state ritrovate, e questo ci dà esattamente una visione diversa di ciò che è stato Kawachi, che è un luogo cerimoniale, d'accordo, ma è un luogo sacro e lo è sempre stato, già dal quinto millennio avanti Cristo. Abbiamo delle strutture in modo particolare, come queste, con questo tipo di decorazione incisa, con il doppio scalonato, e troviamo nel tempio del scalonato, e che è stato posto in valore, è stato consolidato, e il cui restauro è terminato nel 2010 più o meno. E oggi come oggi la gran piramide la possiamo vedere in questo modo. Vi faccio notare una cosa: questa stanza che si trova all'interno non è di epoca Nazca, è di epoca anteriore. Siamo probabilmente intorno al 1500 avanti Cristo, non abbiamo datazioni di materiale particolare all'interno, e guarda esattamente a Cerro Blanco, che è una duna che si trova a circa 40 km di distanza e dall'altra parte della valle, e quindi mostrando evidentemente una dualità tra la Gran Piramide, tra Kawachi e questo Cerro Blanco, questa duna che è la più alta dell'America Latina. E ci troviamo di fronte anche a costruzioni di questo genere. Qui siamo all'interno del tempio, il tempio sud, dove vediamo muri di 13 metri di spessore. Quindi ci possiamo immaginare anche un'altezza particolare di queste costruzioni. Questo per renderci conto di cosa è stato Kawachi come luogo, che è stato un luogo di attrazione per migliaia e migliaia di persone, di pellegrini che venivano a Kawachi a fare le proprie offerte e a ricevere in cambio tessuti, ceramiche, che potevano essere utilizzati per vivere e per morire, perché erano quei materiali che venivano poi utilizzati anche per essere messi nelle tombe, ma soprattutto erano utilizzati per il sacrificio, nel senso che le ceramiche venivano, che i pellegrini potevano recuperare all'interno del centro cerimoniale, venivano poi spezzate, sacrificate all'interno del centro cerimoniale stesso, per dare ancora maggior forza al centro, il centro vitale della cultura nazca. Che spazio enorme, forte. Oggi quindi così possiamo vedere il centro cerimoniale. Vediamo la Gran Piramide, vediamo il Tempio del Scalonato, vediamo il Templo Sur, che è stato quello che è stato scavato fino al 2015 in modo particolare. E però il lavoro che noi stiamo facendo non è solamente lo scavo archeologico, come stavo dicendo precedentemente, vediamo la realizzazione di disegni per fasi ceramiche, e per fasi costruttive di Kawachi. Abbiamo potuto avere una divisione delle cinque principali fasi costruttive di Kawachi e tutte le differenti sottofasi, e poterlo poi poter realizzare successivamente anche una visualizzazione di questo materiale.
E questo è un lavoro, uno degli ultimi lavori che abbiamo fatto con gli amici del CNR, che ci danno una dimensione molto particolare di Kawachi, e vedete tutte le strutture in giallo sono strutture di Kawachi. Questi sono 7 km e 300 metri di lunghezza e la larghezza è circa di 3 km e qualche centinaio di metri, però tutto questo, ambo i lati del fiume dovete calcolare, tutto questo ha una relazione anche con dei geoglifi. E i geoglifi che voi vedete sono quelli che sono stati studiati da noi in relazione al centro cerimoniale di Kawachi. Per intendere ciò che stiamo facendo, vedete questa parte azzurra? Ecco, qui è dove stiamo facendo anche le opere di consolidamento e di posto in valore, con una parte anche di restauro, e questa sarà la parte che rimarrà per il momento aperta al turismo. Chiaramente immaginatevi la dimensione totale di Kawachi, cosa sarebbe se fosse valorizzata e veramente utilizzata anche per il turismo, e questo sarebbe veramente una cosa eccezionale per il Perù. E questa è anche la dimensione delle costruzioni dove stiamo lavorando. In alcuni casi, come questo corridoio che porta a un accesso, una scala, che porta per esempio a un'area che non comunica con altre aree. E quindi solamente chi conosce perfettamente il grande labirinto che è l'unione dei vari corridoi all'interno dei Kawachi può muoversi, perché in altro modo il visitatore senza un opportuno aiuto non poteva assolutamente muoversi all'interno del centro cerimoniale. E qui, per esempio, vediamo vediamo l'utilizzazione del drone che abbiamo fatto quest'anno. Questo è un collega messicano che opera con noi solamente con diversi droni, e questo ci dà la dimensione attuale di quello che è il centro cerimoniale oggi e quella la parte che è stata valorizzata, che è stata consolidata e aperta oggi al turismo, come potete vedere anche dai percorsi che sono stati fatti da noi. Purtroppo il grande problema che abbiamo in Kawachi è l'assenza di una serie di guardiani, per esempio, che dovrebbero essere posti dallo Stato peruviano, e stiamo appunto vedendo tutto questo perché la guardiania di Kawachi è stata pagata di tasca mia personale e negli ultimi più di 30 anni. Adesso da 2 anni un guardiano viene pagato dal municipio di Nasca. Speriamo che il Ministero di Cultura possa prendersi in carico presto la protezione di questo sito, che può diventare una delle attrazioni maggiori anche nell'area del sud del Perù. Vedete che le costruzioni non sono solamente da un lato, ma anche nella parte di coltivazione, come dall'altra parte del fiume, abbiamo le costruzioni che continuano. E questo è il gruppo di archeologi che ha lavorato con noi in quest'anno. Sono 26 archeologi, tutti peruviani, e più altri che sono invece specialisti in diverse discipline applicate all'archeologia, che invece sono di diverse parti, dalla Polonia, dalla Francia e anche dal Perù, alcune persone per esempio. E qui vediamo le operazioni che vengono fatte. Queste persone hanno lavorato con noi nel 2017 e 2018, e questo è stato il grande vantaggio per noi di poter fare un'operazione particolare, che è un'operazione relazionata soprattutto a grandi aree di scavo. Come voi potete vedere, questo ci permette di riconoscere la prima fase di Kawachi con le grandi palificazioni, i muri in adobe conico, i muri in adobe paniforme della seconda e della terza fase, sino
aggiungere a tutta l'evoluzione che ha avuto il centro cerimoniale di Kawachi. E questo con queste grandi aree ci permette appunto di operare con un gruppo di 26 archeologi, con grazie a loro appunto, grazie a circa una quarantina di studenti universitari di archeologia e agli operai e a coloro che sono poi gli addetti alla consolidazione dei muri, tutta gente che però opera già con noi da più di 15 anni. E questa è un'idea per vedere come si svolgono le operazioni di scavo. Contemporaneamente allo scavo archeologico che voi state vedendo in questo piccolissimo settore, si opera contemporaneamente anche con la devalorizzazione del sito e con ciò che è la consolidazione delle strutture. Come vedete, in questo caso si sta consolidando questo muro e parallelamente si sta scavando a pochi metri di distanza. E ovviamente questo vuol dire anche l'utilizzo di diversi mezzi meccanici. In questo caso potete vedere l'utilizzo per esempio di camion per il trasporto della terra o per il trasporto della sabbia o altri ancora che stanno operando per la preparazione dei materiali e altri camion che vengono e possono contemporaneamente portare i materiali necessari. Tutto questo è possibile grazie a un'organizzazione completa e la possibilità di far partecipare più di 100 persone in contemporanea. E quest'anno, in modo particolare, nel 2018, bisogna dire che tutto ciò è stato possibile grazie al nostro Ministero Esteri Italiano e alla cooperazione internazionale e al Fondo Italo-Peruviano. Fondo Italo-Peruviano che purtroppo da quest'anno non esiste più e quindi non ci sarà per i prossimi 2 anni, che saranno ancora gli ultimi 2 anni di scavo archeologico. E questo è come noi ci troviamo di fronte alle offerte che sempre giungono, non solamente sono interrate nella parte superficiale, ma giungono sino a ciò che viene considerato dai Nazca la terra madre. Veramente è questa ricerca sempre dello strato sterile, dove appunto c'è la relazione con la madre terra e quindi tutte le offerte giungono sino a questo punto. Offerte diverse che in alcuni casi possono essere vicine a tombe che in gran parte sono purtroppo già state disturbate, perché sono tombe lasciate appunto che sono state disturbate più di 40 o 50 anni fa. E però vediamo anche la possibilità, come in questo caso questa è stata anche restaurata questa tomba, in modo da vedere tombe intrusive perché sono successive all'abbandono dei Kawachi e che sono state lasciate sotto una coltre di arena dagli scavatori clandestini, però ci permette di conoscere anche le fasi successive all'abbandono dei Kawachi e alla riutilizzazione come necropoli. Così troviamo molto spesso i resti umani che comunque sono molto utili per noi ugualmente per poter ricostruire ciò che è stato l'ambiente politico, sociale e economico del centro cerimoniale e vedere anche la reazione con le tombe dei personaggi che sono stati poi messi all'interno del centro cerimoniale. E qui vediamo per esempio una scoperta, tra virgolette, particolare di quest'anno, che già sapevamo che avremmo trovato, grazie appunto al sistema geoelettrico e il georadar che avevamo lavorato negli anni anteriori. Vediamo la scoperta di questa piazza, una piazza che facciamo conto nei prossimi 2 anni poter completamente scavare e poter completare la conoscenza
del questo gruppo di monticoli, di templi, dal monticolo 1, 2, 3, 4, sino al tempio sud della Gran Piramide. Qui vediamo, abbiamo un'altra visione, tutto questo è già stato anche consolidato quest'anno, e così si presenta oggi la nostra situazione a Kawachi, con la possibilità di visita, e vedete il tempio sud completamente posto in valore nella parte posteriore, e ci manca la parte anteriore per poter completare questo piccolo settore di Kawachi, che corrisponde più o meno a ciò che è un 2% o un 1,5% di tutta Kawachi. E quindi immaginatevi Kawachi nel suo splendore, cos'è stata tra il V secolo avanti Cristo e il IV secolo, V secolo dopo Cristo, in questo grande periodo di vita che ha avuto Kawachi, ha raggiunto i 24 km quadrati, ma già dalla prima fase aveva la copertura di tutta questa grande quantità di strutture, delle quali però, come voi potete vedere, la maggior parte sono ancora interrate. Ciò che viene fatto durante il lavoro, anche non solamente a Nasta, nel nostro centro studi, questo è l'ambiente che noi abbiamo nell'area del Kawachi stessa, dove gli archeologi lavorano sia nello scavo archeologico che parallelamente in ciò che è il lavoro di registro dei materiali e la descrizione e il vero e proprio lavoro di preparazione dei cosiddetti informes per il Ministero della Cultura. E qui possiamo vedere anche un altro tipo di operazione, che è quella fatta dal Jessica Levi, che è ormai da diversi anni lavora con noi e con il Ministero di Cultura, e che opera sui tessuti. E quindi per noi è importantissimo che il singolo archeologo, come in questo caso, possa venire a vedere i suoi tessuti, come sono stati completati a livello di restauro, ma soprattutto poter avere ancora più dati per poter concludere la propria descrizione dei materiali di scavo. E qui vediamo invece un altro tipo di operazione. Purtroppo anche il singolo corpo che è stato completamente distrutto dai tombaroli, per esempio, è per noi un elemento molto importante a livello di conoscenza di materiale. Stiamo facendo operazioni sul DNA di tutti i morti degli ultimi due anni con due diverse università polacche, di Breslavia e di Varsavia, e questo ci darà la possibilità di continuare il nostro lavoro anche in campo antropologico fisico. E questo è come passiamo le nostre serate al campo. E la cosa della quale sono molto orgoglioso è il fatto che non solamente gli archeologi, gli studenti di archeologia, gli specialisti partecipano in queste conferenze serali, ma tutti gli operai e i cosiddetti operarios, che sono coloro che si dedicano poi al lavoro di consolidamento delle strutture, partecipano ugualmente, in modo che siano e che sia vitale per tutti insieme l'operazione che stiamo facendo. E qui vediamo altri momenti dove i singoli archeologi mostrano i lavori che hanno fatto in precedenza o si discutono i lavori che si stanno facendo. E così via, anche alla fine, grazie al nostro Ministero Esteri, abbiamo potuto dare un piccolo diploma a tutti i partecipanti, non solamente agli archeologi ovviamente, ma anche agli operai e a coloro che sono gli addetti al campo della posta in valore del sito e della valorizzazione. Parliamo adesso di Kawachi, di alcuni elementi molto particolari. Vediamo che Kawachi non è solamente un centro dove si svolgono delle cerimonie, ma anche un luogo
dove si immagazzinavano risorse alimentari. E questo fa proprio parte del concetto tipicamente Nazca e tipicamente andino di reciprocità andina, nel senso che nel momento stesso in cui la popolazione sta soffrendo di problemi particolari, come può essere una siccità, può essere un momento di alluvioni molto forti, il centro cerimoniale ridistribuisce questi beni alla popolazione e quindi fa un'operazione di estremamente importante di equilibrio della situazione economica. Guardiamo anche alcuni tipi di offerta. Questo per esempio è un tipo di piccolo berretto di un bambino che è stato ritrovato quest'anno con una tecnica che non si conosceva utilizzata dai Nazca, però qui lo possiamo vedere e ne abbiamo le prove. Oppure delle grandi quantità di aghi di cactus che venivano utilizzati per tessere, ma non solamente, ma anche per graffire, anche per poter fare altri tipi di operazioni. E queste appunto sono offerte che troviamo sepolte nel centro cerimoniale. Oppure delle piccole ceramiche completamente diverse da quelle conosciute di epoca Nazca, che sono transizionali, tipicamente paradas Nazca, e lo vediamo apparire come piccole offerte all'interno del centro. Oppure grandi quantità di vegetali, in questo caso la campomanesia, che era utilizzata per profumare, era utilizzata per dare un profumo particolare al dove appunto si poneva questo tipo di materiale, lo troviamo in quantità di 50-60 kg ogni volta in alcune aree del Monticolo 4. E quindi evidentemente esiste una relazione tra il Monticolo 4, in modo particolare questo tempio, e la campomanesia, che è un elemento che abbiamo trovato negli ultimi 35 anni, ma qui in modo particolare. E qui vediamo altro tipo di offerta. All'interno di questo bellissimo cesto vediamo offerte diverse, che possono essere pietre colorate, una conchiglia oppure del cotone endemico del posto, no? Il cotone endemico, questo vediamo le pietre colorate che sono state annodate e poste come offerta. E qui vediamo all'interno del algodon pais, che è un cotone di questo colore endemico, e può essere marrone, può essere viola, può essere in alcuni casi anche verde, però all'interno di tutto questo una offerta che è una piccola lamina d'oro avvolta su se stessa. Oppure ceramiche di questo tipo, con rappresentazioni che non sono assolutamente frequenti nella cultura Nazca. Qui vediamo un personaggio con una pelle di volpe sulla schiena e con un tamburo. E dall'altro lato, per esempio, vediamo altri personaggi che suonano, che hanno in mano dei sonagli. Però dobbiamo pensare che, per esempio, questo per spiegarvi anche la quantità di sacrifici che abbiamo di ceramica, tutti questi pezzi sono stati raccolti in una dimensione di scavo di più di 500 metri per 500 metri. Quindi sono stati appositamente rotti, sacrificati e dispersi in un'area molto grande. Oppure cose di questo tipo, come una ciotola fatta da un mate, da una zucca, seccata, con solamente le parti inferiori dei becchi di uccelli. E questo è un altro tipo di offerta. E questo vediamo la nascita di una serie di rituali che per noi possono essere anche parzialmente comprensibili o incomprensibili, e vediamo come venivano utilizzati all'interno del centro cerimoniale.
oppure delle ossa di lama che sono state svuotate e sono state ricollocate una dentro nell'altra per poter fare dei contenitori. E tutto questo insieme a delle pannocchie di mais, insieme a un piccolo flauto inciso in osso. Oppure uno dei racing cani che abbiamo trovato a Kawachi, sono tre finalmente in totale i cani che abbiamo e sono tutti di questo tipo, niente che vedere con il famoso cane peruviano che è quello senza pelo, è un cane con un pelo abbastanza lungo e beige che abbiamo lavorato in alcuni casi però molto rari nel Kawachi. Oppure strumenti come i flauti di panni ceramica, le famose antaras, rotte appositamente, come vedete, e lasciate appunto nel suolo di un monticolo, di un tempio. Però per comprendere che cosa è successo negli ultimi 50 anni della vita dei Kawachi dobbiamo vedere proprio lo scavo archeologico. Abbiamo una grande quantità di materiale che è stato trasportato dall'acqua, soprattutto, perché sotto il Kawachi negli ultimi 50 anni soffre un momento molto particolare che è quello delle due grandi alluvioni e contemporaneamente di un terremoto di proporzioni enormi. Questi due fenomeni, o tre fenomeni, perché il terremoto è in mezzo ai due fenomeni di alluvioni, porta alla morte di Kawachi. Ma che tipo di morte? Non certo per un problema economico, perché esiste un surplus che continua lo possiamo vedere per le ultime trasformazioni che viene ad avere Kawachi, che è con l'utilizzo evidentemente di migliaia di persone che operano contemporaneamente. Non è un problema legato all'assenza di acqua nell'area, perché appunto le alluvioni ci sono, però non rovinano in gran parte anche i territori occupati dall'agricoltura. Però è un problema di tipo psicologico, perché evidentemente viene a mancare quel dialogo che esisteva tra i sacerdoti e le divinità, e i sacerdoti erano quindi l'elemento di comunione tra le divinità e la popolazione. E quindi le due alluvioni e il terremoto potentissimo portano a non credere più in una classe sacerdotale. E questo è ciò che spinge alla fine il gruppo sacerdotale di Kawachi a interrare in gran parte la quasi totalità delle strutture, come in questo caso per esempio, al di sotto di uno strato di materiale terroso, ma anche di migliaia e migliaia di offerte contemporaneamente, prima di lasciare in gran parte questo territorio. Lasciarlo in che senso? Continua a essere utilizzato perché sarà un luogo sacro dove interrare i propri morti, però non viene più utilizzato con le grandi cerimonie che si svolgevano anteriormente, e questo porta alla disgregazione dello Stato Nazca, che si va a dividere in varie città-stato che molto spesso sono anche in lotta tra di loro. Quindi si passa da un concetto che è di tipo cosmocentrico totalmente, che per più di 800 anni ha retto la religione Nazca, un concetto di tipo antropocentrico dove il Gata, il personaggio principale di una città-stato, è l'uomo importante, è l'uomo che è diverso dagli altri e quindi molto più simile a una divinità. E con questo anche il panteo religioso nascheno viene a disgregarsi, contemporaneamente anche all'arrivo della popolazione Wari, che arriva appunto dalla zona andina e occuperà poi tutta la costa,
e questo determinerà la morte di ciò che è stata la cultura nasca. Vediamo all'interno, per esempio, di questi templi che sono stati veramente completamente ricoperti con uno strato di materiale terroso ad ovest, non questi mattoni crudi, e però prima di tutto sono stati fatti questi altari cerimoniali nella parte inferiore prima di concludere la copertura finale, con una serie di offerte anche all'interno di questi piccoli altari. E questo ci permette anche di conoscere, per esempio, determinate iconografie relazionate alle piccole zucche, come in questo caso il Vensepo, uno degli uccelli tipici dell'area di Nazca, e all'interno, per esempio, dei piccoli frammenti di tessuto imposti come offerte, e qui ve lo vediamo nel momento dell'apertura del piccolo frammento di tessuto che ci dà nuove indicazioni sulla tipologia e sull'iconografia del tessuto che troviamo in Kawaji. Delle chakiras, che sono delle collane, che possono essere di pietra, come in questo caso, possono essere di spondylus, una conchiglia particolare, o di altri materiali, per esempio, oppure offerte come questa bellissima testa offerta che è stata trovata appunto a Kawachi nel 2018, e vedete che anche le labbra vengono cucite con spine di guarango per poter mantenere poi la bocca chiusa del personaggio e il foro frontale per far passare poi la coda che serve per il trasporto. Questi sono i tipi di tessuti che incontriamo grazie appunto agli specialisti che abbiamo a lavorare con noi contemporaneamente nel campo, come avete visto, e questo ci permette di mantenere dare una grande importanza ai dati che nascono da questi studi particolari e paralleli e poter usufruire di tutto questo con gli archeologi che lavorano nel progetto. Questo è uno dei tre bellissimi umpu, che sono le piccole tuniche di un bambino di circa pochi mesi, che è stata trovata appunto nel 2018 all'interno del Monticolo 1, una piccola tomba di un bambino con accanto i suoi bellissimi vestiti. E questo è come stiamo operando attualmente. Guardate la quantità di fori di offerte che incontriamo nelle zone di scavo, e questo è anche, volevo mostrarvi un esempio di come viene fatto anche l'operazione di il consolidamento delle pareti. Qui lo vedete, e queste persone che stanno operando così ormai sono da più di 15 anni con noi e sanno perfettamente come operare dopo aver conosciuto le proporzioni dei materiali e saperle utilizzare per tutto l'arco del tempo dello scavo. Calcolate che abbiamo lavorato circa da novembre del 2017 fino a agosto del 2018, quindi quasi un anno continuo di operazione che ci ha permesso di arrivare a questo punto e dare una nuova vita non solamente a Kawachi, ma anche a ciò che è la conoscenza che i turisti possono portarsi ritornando da una visita al centro cerimoniale. E questo è attualmente ciò che stiamo facendo. Nei prossimi due anni vorremmo terminare il monticolo e questa piazza che avete visto precedentemente, in modo di poter completare questo settore. Sarà solamente un piccolo settore. Il Perù poi continuerà i lavori prossimamente, però sarà il grande contributo che dal punto di vista italiano abbiamo potuto dare alla conoscenza di questa grande cultura, la cultura nasca, e poi anche il
lavoro che è stato fatto a livello di conoscenza dei materiali e del sistema di consolidamento. Molto bene, molte grazie. Se avete delle domande sono a vostra disposizione.